tensione, scontri, un pomeriggio di violenza. Vicenza-Verona, derby a rischio. Questo poi arrivava dopo ben 4 anni di assenza. Imponenti le misure di sicurezza. 500 tra poliziotti e carabinieri. 2000 i tifosi gialloblu arrivati con un treno speciale. 1000 attesi. Altri 1000 senza biglietto. La violenza inizia quasi subito. Nei pressi dello stadio gli scontri più duri. Pochi tifosi vicentini bastano per far scatenare gli ultras del Verona, ma le due tifoserie non entrano in contatto. All'interno dello stadio tutto fila via abbastanza tranquillo, tranne che dopo il 2-1 vicentino, un razzo lanciato dai biancorossi finisce tra i veronesi e qui inizia un pericoloso ping pong. Dopo la partita, tifosi scaligeri ben controllati dalle forze dell'ordine. Dall'altra parte, invece, due vigili vengono aggrediti da un gruppo di ultras vicentini. Alla fine di questa brutta domenica, il bilancio è pesante. 4 tifosi contusi, 3 poliziotti e un vigile urbano feriti.